Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Mi stavo per dimenticare di fare una cosa importantissima, ovvero mettere la notifica su Telegram che siamo live. Ho rimediato subito. Comunque, ben ritrovati a tutti. Oggi sono gasato per Bitcoin perché negli ultimi giorni, non so se è una fissa mia, ditemelo voi, perché a questo punto non lo so, devo capirlo un po' bene, però io vedo dei segnali di accumulazione un po' dappertutto. E ripeto, non so se è una fissa mia o no, ma ogni volta che andiamo a grattare dei nuovi minimi, io sul grafico vedo delle reazioni positive da parte della domanda, soprattutto sullo spot. Tant'è che adesso mi ero addirittura messo a guardare il grafico orario, volevo addirittura cercare la posizione intraday che alla fine non ho aperto, ma vedendo proprio questo pattern che si susegue spesso, era successo, vedete, anche qualche giorno fa, si fa il minimo, c'è il dump finale, poi ci si ferma un attimino lì o a volte neanche, e poi vedete partono dei volumi. Questo è lo spot in acquisto, decisamente importanti. E beh, questo mi faceva ben sperare perché vuol dire che lì c'è qualcuno che sta comprando e non sta comprando poco, perché i volumi, come potete vedere, sono decisamente più alti della media, cioè nel momento in cui si fanno i minimi più bassi, candele verdi con volumi più alti della media. E quello potrebbe essere un'impronta. Sto studiando un po' questo pattern proprio per andare a cercare soprattutto il trade intraday. Si vede, sono annoiato, ditemelo pure. Ma al di là di quello, vabbè, la situazione generica non è che sia cambiata più di tanto, perché di fatto di mosse macroscopiche non ce ne sono state, la lateralità regna ancora assolutamente sovrana, con la pressione gravitazionale che cioè, si fa sentire, come vedete, la direzionalità, che non è neanche una direzionalità, perché è proprio una pressione gravitazionale, come se avesse un macigno sulle spalle, Bitcoin, e scende, scende, scende con calma, senza particolari, appunto, impulsi. Se dovessi invece proprio andare a cercare qualche impulso, ve l'ho detto, nel piccolo col microscopio, doppio microscopio, lo cercherei proprio lato accumulativo. Vediamo, ve l'ho detto, magari è una mia fantasia, magari no, ma io sto perseguendo con attenzione questo scenario per l'intraday. Ne parliamo bene dopo dei grafici, perché anche su alcune altcoin magari c'è qualcosa da dire, ma avete chiesto in tanti, dai un occhio a Axie, va bene, poi ci diamo un occhio, quindi me lo sono segnato anche quello da guardare. Vi ricordo che durante questa diretta faremo un bel drop, così giusto per non annoiarci, per tenerci belli carichi anche in questi periodi noiosi, di tre promo code di PrimeXBT. Ormai è diventato quasi un'abitudine, vi ci ho abituato, ma sono tre promo code da 100 dollari l'uno utilizzabili sulla piattaforma per fare trading, quindi ovviamente non prelevabili, ma se poi fate profitto potete prelevare il profitto e siamo tutti super contenti, quindi si può iniziare a giochicchiare un po' col trading intraday, fare un bello all-in 100 per su Bitcoin alla va o alla spacca, o provare, non lo so, sperimentare qualsiasi cosa. State pronti, perché quando meno ve l'aspettate, li piazzo lì. Se non avete un account, ovviamente trovate il link su Telegram, mi pare di averlo messo. Così vi fate trovare prontissimi al momento del drop. Notizie particolari sono soprattutto intorno a Binance, se è il topic della settimana è questo, Binance versus i regolatori di tutto il mondo. In particolare si è aggiunta alla fila la nostra Consob, oggi cos'era, quello di Hong Kong, ma la cosa che ha fatto un po' imbestialire questi regolatori è stato soprattutto gli stock token. Abbiamo capito questo, tant'è che oggi stesso, stamattina, è uscito l'avviso da parte di Binance, che ha detto basta, ci arrendiamo, gli stock token ve li tenete, non rompeteci più le scatole e basta. No, scherzi a parte, cerchiamo di capire bene che cos'è successo per fare più chiarezza, perché poi c'era tanto panico intorno a queste notizie, complice il giornalismo di scarsissimo livello. Ormai il giornalismo finanziario, secondo me, è la cosa più scadente, il giornalismo più scadente che esista. A parte rare eccezioni, ci sono alcuni siti veramente validi, ma la media è veramente di un livello infimo, solo clickbait finalizzati unicamente ad attirare traffico e a fuorviare le notizie. Infatti, ieri si leggeva dappertutto,
Binance chiude, Binance bloccato, game over per Binance, ma non è successo niente, non è successo assolutamente niente, semplicemente la Consob in onda con tutti gli altri, sull'onda di tutti gli altri regolatori che prima di lei l'hanno fatto, ha detto: beh, guarda che non hai le autorizzazioni per offrire servizi di investimento in Italia. Ma è una novità questa per voi? Pensavate che Binance fosse registrato dalla Consob e autorizzato dalla Consob? Non ditemi che non lo sapevate. Ecco, la domanda che sorge è: che cosa sono i servizi di investimento? Tutto Binance? Solo una parte? Allora, qui non c'è molta chiarezza, a dir la verità, perché il comunicato della Consob si è focalizzato su due cose: gli stock token, chiaramente, e i future. Questi due potrebbero essere, beh, gli stock token ci sta, lo comprendo, perché sono azioni e di conseguenza adesso, ok, se li ricopri di cripto non sono più azioni, però sono comunque prodotti finanziari regolamentati, perché le azioni sono questo. Il provider, che era CM Equity AG, che è un fondo tedesco che è utilizzato da Binance proprio per offrire, era utilizzato da Binance per offrire questo servizio, è regolamentato. Però quando Binance aveva annunciato, se vi ricordate, l'erogazione del servizio, era successo che la BaFin, che è il regolatore finanziario tedesco proprio, era stato il primo a dire: guarda che non sei autorizzato a fare queste cose, mancavano i prospetti informativi, perché teoricamente quando si offre un servizio di investimento, di trading su azioni e su prodotti regolamentati, ci vuole il foglio informativo, lo dice la normativa MiFID, e su Binance mancava. Quindi c'erano, mi ricordo, queste motivazioni sotto all'accusa di essere non, cioè di non essere autorizzato a fornire appunto quel servizio e di non farlo nella maniera corretta. L'altra cosa sono i derivati, futures, forse perché c'è una leva troppo alta, non so bene adesso come funzionano le cose, ma fatto sta che sono le due cose menzionate all'interno del comunicato della Consob. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma l'unica parte non tradotta in italiano del sito di Binance è proprio, vedete, voi andate su compra, lo trovate, mercati, trading, base, avanzato, e poi c'è derivatives, Binance Futures Overview, Perpetue, tutto in inglese. Boh, come mai? E lo stesso c'è e c'era su stock token. E io ho detto: ma vuoi vedere che, adesso questa è una mia elucubrazione, vuoi vedere che se tu non hai la traduzione in italiano è come se non lo stessi offrendo verso l'Italia? Non so, qualcuno di voi mi aiuti, cioè qualcuno che conosce come funzionano queste cose e vuole integrare quanto detto, per favore lo faccia, perché può essere assolutamente utile. Detto questo, Binance, come la vedo io, non credo che verrà impattato più di tanto. La cosa peggiorissima che può succedere per noi italiani è che si perde l'accesso ai futures. Questo è proprio il worst case scenario. Altrimenti, credo che Binance lavorerà. Cioè, io, Binance, per come lo vedo io, vuole avere una fetta di mercato il più ampio possibile. Quindi avrebbe senso da parte sua cercare di regolamentarsi per avere comunque anche i suoi clienti europei, che comunque siamo una bella fetta, e quindi io penso che andrà in questa direzione, otterrà la licenza europea come ha fatto Crypto.com, come ha fatto Bitpanda, come fanno le piattaforme italiane che abbiamo noi. Alla fine si tratta solo di stare ad alcune regole e operare in maniera corretta. È difficile per Binance doverlo fare con tutti gli stati che serve, essendo nato soprattutto nel 2017-18, che era un anno in cui non esisteva nulla di normativa, quindi si è trovato ad avere decine di miliardi di volumi giornalieri, clienti in stati di qualsiasi parte del mondo, con ognuno la sua normativa. E cioè, ovvio che uno non riesce a dire: bene, qui faccio così, qui faccio cosà, in contemporanea, anche perché le normative sono uscite tutte in fretta, in poco tempo. E quindi io penso che adesso si adeguerà tutto lì, senza dover aver panico, senza dover dire: Binance chiude, non riesco più a prelevare. La cosa dei bonifici non c'entra nulla
col discorso Consob. La cosa dei bonifici è legata alla UK, perché il provider del ponte fiat crypto, cioè dei depositi fiat su Binance, era una banca UK, Clear Junction, e un'altra per, cioè Clear Junction per i prelievi e un'altra per i depositi. Essendo UK ed avendo la UK impedito comunque a Binance di offrire i servizi inerenti le fiat nel loro paese, ha dovuto tirarsi indietro, ne cercheranno un altro. L'importante è, perché questo topic delle regolamentazioni sarà sempre più presente nel mondo delle cripto, ma è un bene, perché una volta che si avrà chiarezza su ciò, si potrà lavorare in pace, gli exchange saranno normati, noi saremo tranquilli che lavoriamo su piattaforme a regola. Io sinceramente non vedo l'ora, non può che migliorare la situazione. Ma nel frattempo davvero non è necessario scatenare panico, proprio perché si sta lavorando tutti nella stessa direzione. Non è, Binance è interessato a regolamentarsi di sicuro, perché vuole i suoi clienti, e quindi lo farà, basta, è questione di tempo e di modalità, vediamo come andranno le cose. Questo quindi è il topic del momento, il topic Binance versus regolatori, e poi vi ho tirato fuori, già che c'eravamo, un po' di farm, un po' di pool di liquidità, perché stamattina mi sono messo lì a darci un occhio, visto che comunque, come ben sapete, questo non è proprio un periodo dove si fanno migliaia di trade, anzi non se ne fanno proprio, e di conseguenza preferisco dilettarmi nella ricerca dei vari farm. Allora, vi faccio vedere innanzitutto Saber, che è una piattaforma su Solana, è una sorta di Curve, ok? Curve è un DEX focalizzato su coin senza impermanent, cioè su pool senza impermanent loss, quindi coin dello stesso valore. Esempio le versioni tokenizzate di Bitcoin, esempio le varie stablecoin all'interno dei loro pool. Saber è la stessa cosa su Solana. Tutto qua. E cosa abbiamo di bello? Allora, il menu propone un pool Pi, i pool con dentro Pi sono tra i più golosi, perché Pi è la stablecoin di Parrot Finance, che è una specie di MakerDAO, è una coin sovracollateralizzata, in sostanza, una stablecoin nativa Solana sovracollateralizzata. C'è il pool Pi USDC con un buon 58% di APY. Poi abbiamo BTC, RemBTC, molto bello. PBTC, che anche questo non so qual è, non so se c'entra Parrot, non credo, perché Parrot ha solo Pi. Devo capire qual è questo PBTC, se è quello magari di P-Network, lì com'è che si chiamava, quello che ha il token PNT, per capirci. E RemBTC 139%, mamma mia. Poi c'è un bel pool, perché adesso Terra collabora molto con Solana, non so se ci avete fatto caso, ultimamente stanno integrando moltissimi automatic market maker di Solana con UST proprio e Luna, le due coin di Terra. E quindi su Saber c'è questo pool UST-USDC, 62%, niente male neanche quello, perché alla fine è... insomma, un APY su stablecoin abbastanza sicure, tutto sommato è veramente ottimo. Ce ne sono altre come USDT, USDC, perché sono inondate di liquidità, alla fine l'APY è inversamente proporzionale alla liquidità, come ben saprete, nei casi dei programmi di liquidity mining, e basta, quelli lì sono un po' più interessanti. WLuna, RenLuna è un pool per pochi, secondo me, però rende veramente tanto. E se uno vuole essere long Luna, direi che al momento non c'è nulla di meglio di questo pool. E niente, ve lo volevo soltanto condividere perché lo trovo interessante come piattaforma, Solana, zero fee e quant'altro, però bisogna conoscere un attimino Solana. Per fare il porting delle coin su Solana, visto che mi aspetto questa domanda, io la cosa che preferisco fare è usare FTX. E poi adesso come wallet Solana c'è il nuovo Coin 98, che è il launchpad su Binance anche, che è una figata, l'ho provato, è veramente bello come wallet. Devo capire a cosa serve il token e quant'altro, penso che voglia diventare un hub DeFi anche lui, cross chain eccetera, però ragazzi è una figata, come wallet è una bomba atomica. Poi questa la lascio per dopo. Harvest Finance, sempre parlando di farm, pool e simili, ha inserito al suo interno
un pool, ecco, l'ho perso, mi ero già piazzato lì, ma adesso mi è scappato via. Dove sei? Eccolo, UST, USDT. Che è un pool di Uniswap in realtà, e tra l'altro, caspita, io ci ho guardato per curiosità, questo pool è un pool che lavora un sacco, cioè su Ethereum, questa è la versione di UST chiaramente portata su Ethereum, quindi è un wrapped UST, si può dire, è un token ERC20, non è quello su blockchain Terra, è quello su blockchain Ethereum, altrimenti non potrebbe stare su Uniswap. E su Ethereum c'è una barca di volume, ci sono qualcosa come. Aspettate che lo andiamo a vedere, perché ci avevo guardato e mi aveva stupito. Cioè, il discorso che facciamo spesso sulle stablecoin collateralizzate da un qualcosa che potrebbe essere volatile, quindi il rischio di perdita del PEG, eccetera, alla base di tutto ha la domanda per la stablecoin. Se non c'è domanda per quella stablecoin, diventa un artificio fine a se stesso e quindi c'è un rischio maggiore di perdita del PEG perché cioè succede ciò che è successo con Iron Finance, per capirci. Ma UST sta crescendo lato domanda in una maniera veramente importante. Allora, Wrapped UST, eccolo qua. 4 milioni di dollari di volume nelle ultime 24 ore su Ethereum, cioè incredibile. Tra l'altro, c'è 1,5 milioni di liquidità e 4 milioni di volume in 24 ore, allucinante. Infatti, per questo motivo è un pool ad altissima efficienza, se ci fate caso, perché guardate Harvest cosa dice, questo APY, il 20% di questo APY proviene dalle fee di Uniswap, in più poi c'è il restante 12,75 più 2,25 per un totale di 15 che è dato dalle reward di Harvest in collaborazione con Luna, perché vedete che in parte anche in Luna. Quindi qui dentro si guadagnano Luna e i token iFarm, che è il token di Harvest Finance. Dampabilissimo Luna, se uno lo vuole holdare, come ben sapete, io sto diventando parecchio fan. Questo quindi è uno, poi anzi è due. Poi guardate che cosa vi ho trovato, amici holder di DPI. Torniamo a sbloccare MetaMask. Il liquidity mining su DPI. Anche qua abbiamo un bel pool su Uniswap ETH DPI che dura fino al 12 di agosto. Quindi, se si hanno lì dei DPI a marcire e se si holda anche Ethereum, si può mettere in pool ETH DPI su Uniswap e poi andare a fare il liquidity mining direttamente su Index Coop. Non è male, è un 11% di APR, attenzione, e la ricompensa viene data nei token index, che è il token di Index Coop che non ho ancora studiato, ammetto, quindi non vi so dire se è dumpabile oppure può valer la pena anche detenerlo. Sta di fatto che è un modo per far rendere DPI, che io sappia, correggetemi se sbaglio, non ce ne sono altri, o oh sì, ditemelo voi perché non conosco altri metodi. Infatti questo mi ha gasato parecchio, ho detto wow, tac. Attenzione che c'è ovviamente in permanent loss, anche se ETH DPI tendenzialmente è meno volatile che se fosse DPI USDT, ad esempio, quindi è meglio. E poi vabbè, si è esposti anche a ETH, quindi mi raccomando, considerate che c'è l'esposizione 50-50. Bene. Ho quasi terminato, l'ultima notizia è la carta di credito di Celsius Network, mancava solo lei dopo BlockFi e quant'altro. Anche Celsius lancerà la sua carta di credito, tra l'altro mi fa impazzire il claim che hanno usato per pubblicizzarla, Earn when you spend, earn when you don't, veramente geniale. E niente, è una waitlist, non si sa data, non si sa cosa, dove, come, quando. Non si sa se arriverà in Europa o solo negli Stati Uniti o non lo so. Vedremo, sono curiosissimo perché Celsius sta spingendo abbastanza ultimamente. Ha alzato anche le reward su Bitcoin, sui primi 2,5 Bitcoin, mi pare, non ricordo. Le ha riportate a un livello abbastanza competitivo, anche perché altrimenti Crypto.com era veramente troppo meglio delle altre CeFi. E quindi niente, c'è ancora la promo del referral con 40 dollari, che se vi iscrivete depositate 400 dollari e li holdate per 30 giorni avete un bonus di 40 in Bitcoin. E
E basta, il link lo trovate in descrizione su YouTube per chi mi guarderà su YouTube. Direi che ho terminato. Queste erano un po' le carrellate di cose che avevo da dirvi. Adesso partiamo con il primo codice per Prime XBT, codice bonus da $100. Aspettate che ve lo devo andare a trovare e poi passo alle vostre domande. Quindi mi raccomando, intanto caricatevi le domande. Tac, tac, eccoci qua che ci siamo. Opla, e il codice, eccolo, tutto vostro. Godetevelo tutti e dovete metterlo nella sezione profilo, nel vostro account c'è proprio promo codes, lo inserite, lo attivate e avete il vostro bonus tradabile da subito. E ringrazio per questo airdrop gli amici di Prime XBT Italia, community Telegram ufficiale italiana di Prime XBT, di cui vedete ogni tanto il link circolare qua su Twitch e lo trovate anche nella descrizione per chi mi guarderà su YouTube. Ora è il vostro turno, amici miei, quindi partiamo dall'alto e vediamo che cosa avete di bello da dire. I media sono da sempre sgrausi, non potrei essere più d'accordo, ragazzi, veramente molto male, ma soprattutto nel settore finanziario ho notato, non so se l'ho notato solo io. Sono da pochi mesi nel mondo cripto. Conosci Moonwolf? Non è una shit, almeno non credo, ma è su rete Polygon, ha delle pool farm e un mercato NFT, così. Moonwolf, adesso per curiosità l'andiamo a vedere. Moonwolf. Vediamo. Moonwolf.io. Vediamo che cos'è. DeFi. Non lo so. Non c'è la, come si chiama, la distribuzione di liquidità e quant'altro. No, non sembra lì per lì una shitcoin. Oh, non è vero, attenzione, ho sbagliato. E dunque, Wolf Token, Yield, ma cioè, dov'è? Ha la sua piattaforma? No, direi di no. Si appoggia, ha fatto il pool su altre piattaforme, no, direi che è una shitcoin, mi dispiace. Così a primo, la prima annusata sento odore di shitcoin. Poi, che ne pensi di Nimic? Non è la prima volta che la sento nominare, eh? È da un po' di tempo che c'è. Blockchain costruita sul browser, primo Atomic Swap, Fiat Crypto, wow, non custodial che sfrutta SEPA istantanei. A breve anche su Snipe, Centro America. Jack Dorsey la segue. Ah, non conosco, dovrei studiarmela. Che ne dici di fare un video su Algorand? Io trovo un progetto molto interessante, con stampo italiano. Ma cosa hanno fatto quelli di Algorand? Non li seguo, non per sminuire, ma non lo so, non ne ho mai sentito parlare tanto, Non so, ditemi voi che cosa hanno fatto, come mai ne vale la pena, cioè cosa si fa su Algorand. Che ne pensi di Stone DeFi? Volevo metterci un po' di ETH, ma sto ancora valutando. Stone DeFi. Cioè io pensavo oggi di aver fatto un sacco di ricerca sulla DeFi facendovi vedere queste piattaforme. Crosschain, vediamo. Ah, però non è proprio l'ultimo arrivato, se è vero tutto questo. Non sembra malaccio. Devo approfondirlo, tanto per cambiare. Ma c'è già la piattaforma? C'è già. Vedete, è bello, sono belle queste live, perché voi mi fate vedere i progetti e io li scopro un po' con voi. E magari nasce anche qualcosa di interessante da scoprire. Per adesso questo mi riservo di aspettare a valutarlo perché non lo conosco, però se ci sono dietro un po' di investitori di un certo livello potrebbe essere interessante. Allora, qui come procediamo? Candela ferma, con volumi ancora alti, però c'è scossa adesso. Vediamo un po' se la prossima botta va a rialzo. Dai, facci questo pump in diretta, Bitcoin. Il codice ve lo sposto qua nel frattempo. Opla, benissimo. Adesso, domanda bruciapelo. È il caso di convertire in fiat e aspettare di vedere che succede e poi casomai rientrare più in basso? Potrebbe essere un grosso errore, secondo me. Perché...
Cioè, se vuoi fare trading, allora devi impostare la tua strategia da trader, quindi andare ad aprire posizioni con gli stop loss e i take profit. Ma se il tuo obiettivo è investire sul lungo termine, quindi detenere Bitcoin perché credi che crescerà nel tempo, se tu fai questo ragionamento, stai cercando di prevedere il futuro. È uno degli errori che abbiamo visto nel video. E quindi rischi che tu dici: io vendo perché secondo me riscende, ma se poi non riscende, cosa fai? Compri più in alto, aspetti, vai nel casino. No, quindi per me bocciata come cosa. Mi raccomando, focus sulla strategia. Su Kraken hanno iniziato le ricompense sulla parachain di Karura. Cosa ne pensi del futuro valore possibile del token? Guarda, il token non lo so perché ovviamente è appena nato, quindi solo Dio sa quanto varrà, però a me piace come progetto Karura, quindi lo sto seguendo con interesse. Che ne pensi di Eurix, la stablecoin di eToro che usa Nexo quando si versano euro? È tutto sicuro? Ci vorrei mettere una grossa fetta dei miei risparmi in rendita passiva. Allora, attenzione perché ovviamente c'è sempre un rischio, su queste piattaforme, non c'è mai la sicurezza al 100%. Consideralo, cioè non metterci tutti i tuoi averi perché altrimenti ti esponi al rischio, se dovesse succedere qualcosa, di perderli. La stablecoin in sé, secondo me, è l'ultimo dei problemi perché di fatto è una cosa interna anche a Nexo e non esce mai da lì, quindi è un artificio, vedila così, una cosa sintetica serve soltanto per dire che tu avevi euro, cioè che lui Nexo ti deve euro. E poi il resto, quello che fa Nexo internamente, non credo che lo farà in euro. Ecco. Binance non può offrire stocks e Mirror è amico mio. Mirror è DeFi. La DeFi per definizione non è una piattaforma che ha una sede da qualche parte, che offre un. Cioè è DeFi. Lì è la difficoltà proprio di andare a regolamentare la DeFi. Io voglio vedere come ce la faranno, come potrebbero fare. La Consob dovrebbe guardare come ha protetto gli azionisti di BION. È lunga la lista, è lunga la lista. Banca Etruria, le banche popolari. Lasciamo stare, lasciamo stare. Ciao Luca, grazie delle tue news e condivisioni. Appena abbonato al canale con Prime. Grazie di cuore a te e a tutti coloro che si abbonano al mio canale con Amazon Prime. Gratuitamente potete farlo. Domandina, qual è l'importo minimo secondo te per mettere qualcosa sulle DeFi e non avere più fee di spostamento coin che guadagni? Grazie. Allora, se tu lo fai su Polygon, ad esempio. No problem, perché le fee sono approssimabili a zero, veramente sono talmente basse che puoi anche evitare di considerarle nei tuoi calcoli. Su Solana uguale, su Ethereum ovviamente si parla di, secondo me, sotto i 20K, 10-20K diventa dispendioso e ti inizia a impattare sui rendimenti. Binance Smart Chain. Anche lì sono basse, cosa sono? 10 centesimi al massimo una transazione, quindi direi che anche lì le puoi quasi trascurare. E gli stock di Mirror allora? Stessa cosa, Mirror non è un'azienda con una sede che offre un servizio, Mirror è un protocollo decentralizzato. Che non è che puoi dire chiude Mirror, perché Mirror è uno smart contract sulla blockchain, non puoi chiuderlo per definizione, lui continua a operare. Se tiri giù il sito di Mirror Protocol, io domani ne posso fare un altro che attinge allo stesso smart contract, capite qual è il senso? E poi ho holdato Luna, ma ho un dubbio. Al momento li ho convertiti in Bluna per fare borrow di UST su Anchor. Considerando l'APY al 100% attuale, a che livello di APY conviene toglierli per staccarli su Terra Station? E allora, Luna su Terra Station danno, se non erro, tra il 10 e il 20% in media, però considera che ti arrivano gli airdrop dei vari progetti, quindi se tu vuoi holdare Luna e partecipare agli airdrop dei vari progetti che nasceranno, sono nati, c'è l'airdrop di Mirror, l'airdrop di Anchor, ci sarà quello di Nebula. Tutti quei progetti che sono nati appunto e nasceranno sulla blockchain Luna, allora ti conviene fare staking di Luna diretto, proprio perché in questo modo ottieni tutti questi vantaggi. Mentre se ti interessa unicamente esporti a Luna, ovviamente fin tanto che c'è un APY maggiore del 20%, è conveniente quello che stai facendo tu. Poi,
Ieri il sito della Consob era down, mentre quello di Binance perfettamente funzionante. Ti immagini ACZ che fa: oh ragazzi, buttategli giù il sito, questi maledetti. E gli hanno fatto un DDoS assurdo. Come mai parli così poco di Algorand? Perché, ragazzi, non lo conosco e non l'ho mai approfondito. Mea culpa. Dove si inserisce il codice PrimeXBT? Nell'account di PrimeXBT. E nel tuo account c'è una sezione promo codes e va inserito lì. So che è molto soggettivo, però comprando ETH e BTC su Binance, quanto lasceresti sulla piattaforma e a quanto capitale ti trasferiresti su un wallet hardware tipo Ledger? Guarda, io se si tratta di holdare mi trasferirei subito su Ledger, cioè lasciare sempre il meno possibile su sugli exchange in generale, ma non perché Binance, anche su qualsiasi exchange, perché di fatto, insomma, è giusto avere, detenere tu le tue cripto sul tuo wallet. Ovvio che se sei un trader che opera frequentemente non ti conviene spostare, prelevare, ridepositare, riprelevare una roba e l'altra, e cioè vai a pagare più fee che altro, quindi lì è un altro discorso. CZ potrebbe comprarsi l'Italia, ragazzi, potrebbe veramente fare quello che vuole, secondo me, ha una quantità di liquidità che è mostruosa. Ma tutto questo cosa ha a che fare con il blocco dei prelievi? Non c'entra nulla, nulla di nulla. Ci sono due cose diverse, una è la questione regolatori, l'altra è la questione bonifici SEPA, che è legata alla questione UK, perché la UK, l'FCA della UK, ha impedito di offrire servizi da parte delle banche UK a Binance e quindi è chiuso il provider. Otterrà una licenza a Cipro e via, oppure a Malta, cioè di solito sono quelli i posti. Scusa, un centinaio di euro in Binance Savings, sto vedendo il patrimonio scendere, ti sembra normale? Dipende da dov'è, se è su una altcoin ci sta, se l'altcoin dampa, o anche su Bitcoin. Ciao Luca, spero di non aver scritto la domanda due volte. Per investire in Italia, Young Platform o The Rock Trading, vantaggi, svantaggi macroscopici? Allora, sono entrambe due piattaforme ottime, partiamo da questo presupposto. Young Platform forse è più, ha più appeal da un punto di vista grafico, cioè più bella da vedere, da usare. The Rock Trading al momento ha un po' più di liquidità, se non erro, però Young sta crescendo veramente, veramente in fretta. Su Young ci sono ancora un po' di spread, c'è da dire, perché dipendono dalla liquidità gli spread. Su Young sono ancora un po' altini, però va a fortuna lì in sostanza. Ripeto, non, se si tratta di fare un acquisto così, se sei un trader ad alta frequenza, nell'uno nell'altro per via degli spread. Se si tratta di fare un acquisto così ogni tanto, un piano d'accumulo, quello che è, sono assolutamente ottime entrambe, perché sono regolamentate, complianti e così via, le fee sono allineate. Young Platform è più bella da vedere. Poi Binance utilizzava una banca in UK, esatto, esattamente, esattamente. Devo trasferire credito da carta crypto a Binance, mi esce errore. Devo mettere nazione ucraina e indirizzi ucraini. Non ho capito bene. Ma quello che è successo con gli stock token su Binance potrebbe succedere anche su FTX. Non riesco veramente a capire la differenza, cioè perché su FTX non è ancora successo niente. Tra l'altro oggi il token di FTX è un po' dampato, ho visto. Aspettate, spaziamo via qua. FTT oggi, vedete, ha sofferto. E non vorrei che sia una sorta di... Allora, Hong Kong ha detto che Binance non può offrire gli stock token. FTX ha sede a Hong Kong, ha una sede a Hong Kong, che in realtà mi sa che è Virginia e Barbuda, la sede reale, o in qualche altra isola esotica, come tutti gli exchange dal primo all'ultimo, quelli un po' più estesi. E quindi... su FTX ci sono gli stock token, li dovrà togliere, non lo so se è stato fatto questo percorso mentale, sta di fatto che, guardate che brutte candele, mentre paradossalmente BNB se ne frega alla grande, BNB aumenta, sale, vuoi per il launchpad annunciato ieri, vuoi perché, non lo so, incredibile, BNB è... va contro tutto e tutti. Poi... Dunque, speriamo che trovi un altro istituto al più presto, sicuramente è interessato a farlo e lo farà. Cioè, pensate di essere al posto di CZ, di Binance, con le risorse che hanno. Cioè, in America, quando c'è stato il discorso della compliance di Binance, hanno assunto un ex senatore, cioè,
Siamo a un livello veramente, un altro livello. Come faccio a diventare milionario senza fatica? Ovviamente all in su varie shitcoin, un po' Shiba Inu, un po' Doge Elon Mars, un po' tutte quelle lì, sto scherzando ovviamente, non si può, purtroppo non si può, sarebbe bello ma non si può. Come vedi VeChain, ci ho fatto un video, lo vedo, mi piace parecchio anche. Povera Europa, ritorno Black Hat solo per loro, esatto. Tra l'altro non so se avete visto che oggi c'è stato l'annuncio di un paper dello yuan, si dice così, sì, lo yuan digitale cinese, che combinazione, che proprio adesso vogliono spingere con la loro stablecoin di stato e guarda caso fanno la guerra alle stablecoin e alle cripto, ma pensa a te che cosa disinteressata anche questa. E pensa se dicono a Binance di togliere il token BNB per essere regolamentati, ma perché? Cioè non ha senso, è disponibile anche in America tra l'altro mi pare il token BNB. Oltre Mirror c'è qualche modo di utilizzare gli IUST di Anchor? Grazie. Al momento secondo me come collaterale lo puoi usare solo su Mirror perché è una coin che non è stata portata al di fuori di terra, mentre UST abbiamo visto prima c'è il wrap su Ethereum, c'è su Solana eccetera. Ma aspetto che prima o poi magari sarà portata fuori, ma al momento è esclusivamente su Terra, quindi la puoi usare nel mondo Terra e al momento il mondo Terra è Anchor e Mirror. Stanno arrivando un bel po' di cose, però per il momento siamo fermi qua. Qual è quindi il modo migliore per trasferire euro dal conto bancario da convertire in cripto? Guarda, io di solito utilizzo uno degli exchange italiani, quindi TRT, Yang, uno di quelli, così bonifico Italia, zero problemi, converto e poi invio. È vero, si paga un attimino di più di spese, o altrimenti puoi usare crypto.com, ad esempio, che a quanto ne so non ha problemi perché ha la sua licenza europea. Tutto lì, tutto lì. Su Saber come acquisto Luna? Dunque, su Saber non è che... Cioè, puoi fare gli swap. Aspettate, andiamolo a riprendere. Si può fare gli swap. Swap, eccolo qua, da USDC, ad esempio, a WLuna, che ne so. A UST, Wormhole UST, perché è quello portato su Solana. Si chiama Wormhole, il bridge tra le varie chain. E vedete qua c'è il tasso di cambio, è uno swap normale come se lo facessi su Uniswap per capirci. Poi eccoci qua, dunque le APY su Saber sono crollate da stamani, ma l'hanno lanciato da poco, in particolare è arrivata una balenottera, io lo seguivo, è arrivata una balenottera azzurra qua su UST USDC. Ci ha buttato dentro qualcosa come 10 milioni in una botta sola. Sam, sei stato tu, Sam? E quindi si è abbattuto l'APY. Ma funziona così. Purtroppo quando la liquidità sale, l'APY scende. Perché l'APY è dato dal liquidity mining, è dato in token SBR. E quindi quando arriva, cioè c'è un tot di token SBR per ogni pool destinato così al giorno. Se arriva uno con un trilione di dollari, il pool diventa tutto suo e se li pupa tutti lui e chiaramente c'è una maggior diluizione poi sul resto del pool. Questa è un po' la regola. Allora, ciao Luke, sempre presente, grazie per tutte le info. Bravo, grande, sei sempre sul pezzo. È vera la notizia che non si potrà usare Binance in Italia? Non è vera. Se leggete una notizia del genere su qualche quotidiano, trovate la mail di contatto di quel quotidiano e scrivetegli una mail con scritto pirla, per piacere, e diteglielo anche da parte mia, perché quello non è giornalismo, è disinformazione. Io odio la disinformazione. CentraPay con PBTC. Ah, ecco, CentraPay. Allora hanno fatto, oltre che la versione Pi, cioè la versione di stable, la stable coin di Pi, hanno fatto anche il BTC, interessante. A proposito di pool, il bet at di Binance, come lo vedi? Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere quanto rende. Allora, Finance, Liquid Swap, anche Liquid Swap è in inglese, ecco, Consob, che sei stata tu. Allora, vediamo, ma probabilmente è un caso, sto scherzando. Allora, bet ETH, 4%, c'è di meglio.
Non mi sembra un granché. Tra l'altro, se lo metti nel pool, mi sa che perdi le ricompense di bet. Quindi no, non ci sta, dai, direi che non ci sta. Poi, ciao Luca, l'11 luglio ho spostato dalla DeFi a una CeFi per rilassarmi un po', da cripto più rischiose come BNB a ETH. E invece BNB regge, mentre ETH si è indebolita parecchio. Secondo te come mai CZ sostiene la sua moneta? Ha retto meglio di BTC in questo range di tempo? Guarda, non so cosa dire, cioè sicuramente BNB ha sempre retto, difficilmente è stata debole, cioè non so se c'è stato un periodo storico in cui BNB è stata debole, forse proprio nel periodo di moria di tutte le altcoin, però sia BNB che ETH sono ottime, cioè non è che ti sei spostato su ETH, spero per un perché tu ci vuoi investire, non solo per toglierti da BNB, perché comunque è un po' il discorso di detenere una coin in cui credi. Sono entrambe ottime, per l'amor di Dio, però insomma, solito discorso, solito discorso. Gli articoli riguardo Consob fanno piangere, tutti nel titolo Binance vietata, disinformazione alle stelle per due clic, esatto, poi va a finire che tutti i detrattori delle cripto, io ve l'avevo detto che Binance è illegale, e poi tocca dire, vabbè, c'hai ragione te, così almeno non ci devi neanche stare a discutere. È il momento del secondo codice, attenzione, attenzione, me ne stavo scordando. Secondo codice promo Prime XBT in arrivo con un succosissimo 100 dollari tradabili su Prime XBT e ringrazio ancora la community di Prime XBT Italia di cui trovate ogni tanto il link qui in giro per Twitch. Tra l'altro ogni settimana fanno un giveaway, loro si sbulaccano così proprio, tac, via. Diamo via cripto a destra e a sinistra. Unitevi, non costa nulla. E niente, questo è il codice. Continuiamo con le nostre domandozze. Dunque, puoi dirci qualcosa sul nuovo launchpad di Binance su Coin98? Esatto. Una dashboard dalla quale controllare tutti i tuoi wallet sulle diverse blockchain. Infatti, l'app è bellissima, è veramente bella. Provatela, è gratuita. Così non ho capito bene il token, devo capirlo meglio. Ho visto che vogliono fare un hub DeFi cross-chain, quindi come si dice, una sorta di pannello di controllo, no? Che sia, ho visto che c'è dentro Solana. Aspettate, andiamo a vederlo al volo, dai. Andiamo a vederlo al volo. Coin98.app. Allora. Vedete, l'interfaccia, giuro, è bellissima. Ma al di là di questo, per il momento c'è dentro MasterChef. No, che cos'è? Dunque, avevo letto da qua, forse era sul launchpad sulla pagina del launchpad. Andiamo a vedere un attimo se la troviamo lì. Abbiate pazienza, eh? Eccola qua, visualizzi i dettagli. E research, che avevo letto anche questo. Sono fatti bene, questi research, ve li consiglio per capire. Eccolo qua. Allora, ERC20 SPL, quindi Solana, poi Tron e BSC e Avalanche. Eccolo. Quindi questo è il bridge al momento e poi vuole anche espandersi ad altre chain. E non lo so, ve l'ho detto, io ci sto giochicchiando un po', è carino, ma non ho ancora capito il token a che cosa caspita serve e non so se lo capirò, a dire la verità. Poi, come vedi il mercato da lunedì, giorno di apertura dei mercati dopo lo sblocco della liquidazione BTC di Grayscale? Guarda, lì ormai c'è arrivata tanta di quella speculazione che non lo so, io credo che sarà imprevedibile l'effetto. Per me è un non evento, ve lo dico con sincerità. Lo sblocco di Grayscale, sì, magari fa un po' di volatilità lì per lì, ma è un non evento di per sé. Io la vedo in questo modo. Com'è corretto gestire l'impermanent loss in un liquidity pool? Caro mio, non è facile, dipende. Dipende perché se tu la vuoi minimizzare, devi esporti su coin poco volatili o meglio non volatili, pool di stablecoin, WBTC, RMBTC e così via. Altrimenti te la puppi per forza e devi proteggerti dagli scenari peggiori, perché te la puppi sia che salga la coin sia che scenda. Esempio, hai Ethereum USDC. Se Ethereum sale, ti puppi l'impermanent loss, ma guadagni perché Ethereum sale, ok? Perché sei esposto anche a Ethereum. Se Ethereum scende, perdi perché Ethereum scende e in più ti puppi l'impermanent loss. Quindi magari lo short di copertura può essere una forma di protezione.
Idealmente ci vorrebbe uno short di copertura dinamico dove lo vai a incrementare tanto più scende la coin, perché l'andamento dell'impermanent loss mi pare che sia quadratico, e lo vai a diminuire mentre sale, ok? Perché... oddio, no, non è vero. Beh, immaginiamoci solo la fase di discesa. Più scende e più lo vai ad aumentare, quando rimane invece costante lo approssimi con la linearità, quindi lo tieni costante. E poi vediamo cos'altro abbiamo di bello. Tra l'altro tra poco è l'ora dei grafici, è sempre l'ora dei grafici. Come va con la palestra? Bene, bene, tutto bene. Volevo iniziare ad avere un po' a che fare con la DeFi. Volevo mettere 5.000 euro. Quale mi consigli? C'è un minimo per mettere in DeFi per essere vantaggioso tra fee, spostamenti, eccetera? Quale stablecoin è la più affidabile? Allora, io ovviamente non sono qua per dare consigli finanziari, non li posso dare, quindi vedi un po' tu come gestirti il tuo portafoglio e costruirlo. Io ti posso dire, le piattaforme DeFi che utilizzo e con cui mi trovo bene al momento sono soprattutto Terra, Anchor e quant'altro, lo sto usando veramente tanto e mi gasa un sacco. Poi c'è su Polygon, mi piacciono molto Curve, Dfine, ultimamente lo sto usando perché ha degli APY interessanti. Ne ho parlato comunque nelle... se vai a vedere, ho fatto un video che si intitola proprio 6-7, non mi ricordo quanti, farm per l'estate. Proprio perché ho cercato dei pool da utilizzare quest'estate in modo rilassato, dove andare a depositare e dimenticare quasi. Il mio preferito rimane Curve al momento, come sicurezza. Per quanto riguarda le stablecoin, USDC e USDC soprattutto, è la più sicura secondo me. Butta tutto su Iron, ma in realtà su Iron adesso non è che ci siano neanche tutti sti APY, si è saturato subito. Complimenti per il video Crypto Avengers, divertente e interessante, dovreste farlo più spesso. Grande, sì sì, ma infatti a me piace sempre, io quando mi chiamano dico sempre eccomi sul pezzo, mi piace un sacco. Allora, bene amici miei, andiamo a vedere due grafici, poi torno da voi. Allora, pam! Qua c'è il nostro codice, eccoci qui, e partiamo da Bitcoin, BTC USDT, eccolo. Allora, io ve l'ho detto prima, adesso è ancora lì che sta un po' marcendo nella sua indecisione, però guardate, anche sulle 4 ore è evidente, abbiamo un engulfing bullish, una bella spinta a rialzo, tac, volumi massimi, guardate i massimi dell'ultimo periodo, perché... dall'8 luglio non avevamo una candela da 4 ore così grande, l'8 luglio era una di queste candele di capitolazione locale, cioè una candela di bottom, e quindi questo è un segnale, cioè sono tutti piccoli segnali, questo che c'era stato qua, che poi è vero, è stato assorbito, perché anche l'altra volta questo era un bel segnale di accumulazione potenziale, avevamo fatto lo sweep della liquidità, poi ha assorbito, ha chiuso qua. Il problema è che purtroppo il giorno dopo ha vinto di nuovo l'offerta, tac, hanno svenduto ancora. Però adesso ancora, guardate, offerta che fa dei lower low rispetto a ieri, quindi un altro piccolo sweep, e la domanda che assorbe, cioè io me le tengo a mente queste cose, perché non si sa mai che potrebbe essere un'impronta, io la chiamo così, impronta, no? Di comprare nel sott'acqua così, quando i volumi sono ancora bassi, c'è lo sweep, comprare, un altro sweep, ancora comprare. La domanda, insomma, c'è sotto sotto, c'è da vedere l'offerta quanto è cattiva, quanto è incavolata. Ve l'ho detto, questo è un punto di vista veramente microscopico, perché se poi andiamo a espandere un attimino il time frame ci rendiamo conto che questa è l'impronta veramente da vedere col microscopio. Dall'alto la situazione è sempre la solita, abbiamo il nostro pool di domanda sotto 30-32.000 e dintorni, sopra i 40.000, quest'altra zona, e fin tanto che siamo qui dentro siamo spiaccicati all'interno del range. All'interno di questo range, vi ricordate cosa dicevamo all'inizio? Più ci rimaniamo e più diventa rilevante ciò che accade nel range rispetto alla direzionalità iniziale. All'inizio avevamo il nostro dump, poi abbiamo iniziato il range e ho detto distribuzione, lateralizziamo un pochino e poi dumpiamo di nuovo. Solo che più dura il range e più la dinamica che accade qua diventa predominante. Guardate i volumi mossi, lo dicono, parlano veramente.
fanno capire che questo livello, questa zona è diventata estremamente importante. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se poi rompiamo con convinzione a rialzo questo range, più è durato e più la spinta potrebbe essere partecipata. Quindi mi raccomando, teniamolo ben d'occhio, perché il momento in cui ci parte un bel movimento, dopo, andiamo a vedere anche la durata per curiosità, dopo 58 giorni, beh, per adesso sono 2 mesi, che non sono proprio pochi, neanche tantissimi a dire la verità, e 2 mesi non è che sia una lateralità di quelle che ti resettano il mercato, però inizia a diventare di una certa rilevanza, ripeto. Poi, se andiamo di nuovo ad ampare a ribasso, si salvi chi può, perché probabilmente abbiamo poi quello che è l'impulso di capitolazione lì, abbiamo un dump che sarebbe una legnata pazzesca, magari, sapete cosa sarebbe bello vedere? Cioè, a me piacerebbe da impazzire vedere una roba del genere, andare a vedere uno sweep sotto a questi due low, tac, e poi un assorbimento contestuale che ci riporta qua, cioè lì pianterei dentro un long che fa luce, proprio perché farebbe capire che, insomma, lateralità lunghissima, quindi qui ci sarà una valanga di liquidità, mi immagino, nascosta, e lo stesso qui sopra, attenzione. Il primo di questi due livelli che salta genera una turbolenza mai vista, secondo me, e cioè, se succede questo e poi rientriamo, è un setup long da manuale, proprio perché sappiamo bene dove mettere lo stop loss e si può cavalcare un eventuale rimbalzo. Andiamo a vedere, dunque... in realtà no, potrebbe non essere neanche tanto interessante. No, dicevo, andiamo a vedere l'open interest, però... non mi aspetto che sia tanto variato, perché in una situazione così statica, vediamolo un po', futures, infatti è pressoché statico, è in leggero aumento, a voler essere proprio precisi, però non, neanche più di tanto. Qui cosa abbiamo? 11,8, beh, è sempre uguale. È sempre abbastanza uguale. Questo è solo Binance, che invece è cresciuto un po', però si è stabilizzato. Anche lì l'open interest, che è dove c'è l'open interest più alto. E basta. Tra l'altro Bybit, avete visto che novità che ha piazzato Bybit? Magari ne riparliamo in futuro. Beh, non oggi, se no mi dilungo troppo. Altcoin invece. Allora, altcoin, mi avete chiesto in tanti di Axie, per l'appunto. Allora, Axie, bisogna fare non attenzione di più. Se nell'ultima live abbiamo visto come era esteso in una maniera atroce, adesso c'è addirittura un possibile segno di top. Questo. Abbiamo una candela con shadow predominante, totale, seguita da un tentativo di nuovo di attacco, di domanda, che culmina con un lower high sulla shadow e una candela rossa che rischia addirittura di chiudere sotto la candela di ieri. Quindi, veramente, io... al momento ci starei abbastanza alla larga, uno perché è ancora iperesteso, quindi mi aspetto una correzione abbastanza importante, due perché c'è un segnale che fa passare la voglia sicuramente di aprire dei long. Non bruciatevi, perché se riuscite a bruciarvi con una coin al top anche in un bear market, io vi devo stringere la mano, davvero, vengo lì e vi stringo la mano. Poi Ethereum, il nostro amato Ethereum, non combina un tubo, vediamo, sta cercando ancora il suo low, perché sembrava averlo trovato, ma in realtà no, l'offerta ha bloccato un attimo questo tentativo di rimbalzo, deve trovare il low, sembra che voglia fare un equal low di nuovo, quindi triangolo ribassista, quindi non benissimo, tant'è che la dominance di BTC è ancora, vedete, in una fase di consolidamento che non sa bene dove andare, va un po' su un po' giù senza cambiare tanto la sua media, quindi mercato poco interessante per le altcoin. Sono poche che lo stanno un po' trainando, ma è un mercato, ripeto, poco interessante. Luna, guardate cosa ha combinato, ha fatto un rimbalzo qua, Luna, tac, sui 20.000 sat. Proprio qua, vedete, c'era questo pool di domanda e se fa un bel rimbalzo, il massimo sarebbe ritornare qui su, cioè vedete, fare il reclaim di questo livello qui, 23.700, fare delle belle chiusure qui e poi proseguire.
e lì diventerebbe bello bullish. Rune oggi è dumpato un po' perché avete sentito dell'exploit che c'è stato su cos'è che era, una specie di indice, non mi ricordo bene, però Torchain è stato bucato per 7 milioni di perdita, che ce li la ripaga però le loro treasuries. E Waves, che prima o poi mi deciderò a guardarlo perché altrimenti mi intasate i DM e me lo continuate a chiedere. Di Altralcoin non so se vi interessa qualcosa, ditemi pure voi se volete dare un occhio. Vorrei mettere in staking i miei Luna, come scegliere il miglior delegate? Quello con le fee più basse, che ha lo slashing rate più basso alla fine, non c'è particolare necessità. Alpaca Finance è molto interessante, ma ci vorrebbe non dormire. E ne avevamo parlato in breve, però avevamo parlato soprattutto della parte earn, perché poi il resto rischia di essere un po' un casino e si rischia di farsi abbastanza male. Quindi fate i bravi. E dunque, ultimo codice, dai. Andiamo a piazzarci un ultimo codice, già che ci siamo. Papam e via, PrimeXBT nella sezione promo codes, $100 di bonus tradabile per voi, godetevelo tutto. E grazie di nuovo alla community italiana Telegram di PrimeXBT, trovate ogni tanto il link qua su Twitch e organizzano ogni settimana dei giveaway, quindi bello, molto molto bello. Stellar, ma Stellar ragazzi dai, non esiste, non fa niente, non fa quasi niente. Come giudichi il livello di sicurezza di Anchor Protocol versus Curve, Aave, Compound? C'è meno storico, quindi non è ancora all'altezza. Però ho visto tra l'altro che oggi c'era su... Aspetta che ve la trovo subitissimo. Unslashed Finance, eccolo qua. No, non è Unslashed. Unslash è quello che è l'assicurazione che ti protegge dallo slashing. No, però forse è la stessa. Guardate, tac, c'è l'assicurazione contro la perdita del peg di UST. Questo segnatevelo, perché è molto molto valido. Molto molto valido e costa niente. Costa un nulla, 0,9% l'anno per il momento. E ci sono 10.000 ETH al momento di capacità. Quindi, che dire? Non lo so, non so neanche cosa dire. Security score 9 su 10 per loro e la perdita del peg di UST. Quindi se dovesse depeggare... Oh. Non avevo mai visto una cosa del genere. C'è su Nexus Mutual l'assicurazione sullo smart contract di Anchor, però non copre la perdita del peg. Qui copre la perdita del peg. Benissimo. Amici miei, detto questo, io vi ringrazio innanzitutto di avermi seguito, di essere sempre i più sul pezzo di tutti. Teniamo d'occhio lente di ingrandimento alla mano, le micro accumulazioni su Bitcoin, perché se poi mi fa partire un bello squeeze, potremmo essere contenti. Quando meno ce l'aspettiamo, quando siamo tutti in vacanza, a Ferragosto, bam, squeeze, nuovi massimi e si volano. Sto scherzando. E bene, noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo alle 18.30. Vi auguro un buon weekend. State sempre sul pezzo che le cripto non dormono mai. Quindi vale sempre la pena studiare, approfondire. Il mercato è noioso? Pensiamo all'analisi fondamentale, strutturiamo il portafoglio, mettiamoci la testa, insomma, da fare ce n'è sempre. Alla prossima!